Hello, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi guardate un po', vi porto la demo esclusiva di The Invincible, titolo che stavo seguendo sin dalle prime immagini rilasciate, titolo che non vedevo l'ora di provare, e oggi ci hanno fatto la sorpresa di mandarci appunto la demo in esclusiva. E quindi possiamo finalmente toccare con mano questo possibilmente splendido titolo di delle Star Wars Industries e 11-Bit Studios, titolo fantascientifico basato sui romanzi dello scrittore di fantascienza polacco Stanisław Lem, ambientato nel futuro, ma in un futuro atomic punk. Questo che vuol dire? Tecnologie fantastiche alla Star Trek, diciamo, ma analogiche, atomic punk. Quindi, piuttosto che avere, che ne so, tricorder con schermi interattivi, avremo levette, lucettine, eccetera, un po' come la serie originale di Star Trek. Ha infatti un art style molto particolare che personalmente mi ha colpito sin da subito, ed è una delle ragioni per cui questo titolo è rimasto poi nel mio radar. La storia sarà altrettanto intrigante, il gioco finale sarà altrettanto intrigante, riusciranno a mantenere le promesse che hanno fatto? Io spero proprio di sì. Diciamo che la sensazione che ho avuto seguendo lo sviluppo di questo gioco, vedendo i vari video eccetera, è la stessa sensazione che ho avuto quando vidi per la prima volta il primo The Witcher, ovvero, oh, finalmente qualcosa di nuovo, qualcosa che non è la stessa minestra riscaldata. E anche qui devo dire che il mio primo impatto, la mia prima reazione è stata proprio la stessa vedendo questi ambienti, questo invece di avere questi ambientazione da horror vaghi pieni di roba eccetera, era più qualcosa di grounded, qualcosa di realistico ma al contempo fantascientifico e totalmente differente. Quindi ho detto, oh, attenzione, questo titolo mi fa venire l'acquolina, seguiamolo, vediamo. E appunto finalmente oggi possiamo provarlo. Non so se effettivamente poi sarà così, la demo ancora non l'ho provata, la scopriremo insieme, e spero che veramente non faccia altro che rafforzare le mie, diciamo, aspettative e le convinzioni circa questo titolo. Perché appunto mi aspetto moltissimo da questa avventura narrativa. Non so se ci saranno poi anche dei combattimenti in prima persona. Per quello che ho visto sembrerebbe più appunto un'avventura interattiva con decisioni da prendere, con azioni differenti da intraprendere con l'ambiente che ci circonda. Quindi credo che sia più un'avventura interattiva, cosa che va benissimo se l'atmosfera è perfetta, le musiche sono perfette e l'immersione, diciamo, è resa veramente bene. Non mi importa niente che non ci sia lo spara, salta, salta, assolutamente, ma ben venga, se la narrazione, se è un titolo veramente immersivo e veramente ben narrato, sarò più che contento, perché è proprio un genere che io adoro. Poi, trattandosi di fantascienza, ciao, cioè, è fantastico. Unico grande problema che vedo è che non c'è l'italiano, purtroppo. Come al solito c'è la qualunque, ma non c'è l'italiano. Quindi se il gioco vi dovesse intrigare, io vi invito ad andare sulla pagina Steam per seguire il suo sviluppo, ma anche per andare nel forum e tartassare gli sviluppatori dicendogli, oh, per favore, mettete anche l'italiano, altrimenti al poveraccio Roy Lovat poi, quando uscirà il gioco completo, gli scoppierà un embolo perché dovrà tradurre tutto in presa diretta. Anche perché, se effettivamente il gioco finale sarà un'avventura narrativa, mi aspetto che ci sarà tantissimo da tradurre, tantissimo da leggere, eccetera eccetera. Piccola informazione prima di iniziare il gioco: noi vestiamo i panni dell'astronauta Jasna, che si trova in esplorazione cosmica nel pianeta di Regis III, e qualcosa non va come
dovrebbe andare. Detto questo, scopriamo che cosa ci aspetta sul Registerzo. Benvenuti nella demo dell'Invincibile, praticamente ambientata poco dopo l'inizio del gioco. Non ti preoccupare, nella schermata successiva vedrai un recap degli eventi previously on the Invisible, degli eventi che hanno preceduto la demo che proverai. Ovviamente ricordati che è una demo, non è rappresentativa della bontà finale, eccetera. Sei un'astrobiologa di nome Yasna, parte dell'equipaggio della Dragonfly, un piccolo vascello di ricerca. All'inizio del gioco Yasna si sveglia indossando la tuta spaziale su un pianeta alieno e non si ricorda che cosa sia successo o come sia arrivata lì. Controllando il suo equipaggiamento scopre che la radio è rotta, così non ha modo di mettersi in contatto con il resto dell'equipaggio, ma comunque li può ancora sentire e inizia a mettersi in cammino verso la destinazione originale della sua missione e dove dovrebbe essere il campo. Quindi trova una via per tornare al campo. Guarda, già vedete come si vede il microfonino, quello che vi dicevo, Atomic Punk. Beh, io direi che già questo scorcio, cioè, se non vi innamorate adesso, allora guarda il bordo del nostro elmo, dico, cioè il microfono non è particolarmente moderno, bellissimi gli effetti di luce, c'è lassù, c'è qualcosa che si muove lassù. Ecco, vedete? Thank goodness. Not everyone's in the field. Allora, aspettate un attimo che controllo l'audio. Ok, no. L'audio era già al massimo. Vedete? È bellissimo perché sembra di stare un film di fantascienza degli anni 60. Questo ci dovrebbe indicare tipo un tricorder. La posizione dove siamo, no? È tutto analogico. Molto Star Trek. Il riflesso sul... This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Wow. Beh. Visivamente è spettacolare. Oh. Androbot. Capitano Nobile è qui? Androbot, follow my instructions. Androbot. Oh. Ok, possiamo anche scegliere il tipo di interazione. Voglio riportare, far presente dei problemi con l'Androbot. Gorski, hai riconfigurato il robot? Dr. Gorski. Have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Again? Oh, never mind. Ok, quindi Gorski lì sto cazzo agli Androbot. È veramente bellissimo, eh? Ok, reminiscenze di Hal. Commonwealth Industry. Ho sempre questa voglia di nuovi design, di nuove cose invece delle solite grafiche, dei soliti aspetti. Quindi possiamo interagire in maniera differente perché c'era una manina.
Ok, l'Androbot non sembra rispondere ai nostri comandi. E c'è qualcuno dentro. Hello? Dr. Crowther, didn't you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Direi di no. Dottor Crowther? Please wake up. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Abbiamo anche il tempo. Anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Che diavolo gli succede a Crowther? C'è qualcuno? Rispondi? Usa che? Usa che? Ok, c'è scritto. Yasna, can you hear me? Astrogator. Finally. Novik. I've been listening to you for 2 hours. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Testing. 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Crowther in the camp. He's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Crowther, please don't be startled. I need to take your hand. Guardate i dettagli anche della tuta spaziale, eh? Il bronzo. Fantastico. Questa è un'ipossia? No, è verde. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor. Deep stupor. Do you have any idea what's wrong with him? No, posso dirti che cosa non è. Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this. Andiamo per esclusione. Suffering from any disorders, and there's nothing wrong with him physically. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something's very wrong with him, and I can't tell what, which is even more worrying. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Crowther. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Ok, quindi praticamente abbiamo esaminato lui. E a quanto pare non ha niente, quindi non riusciamo a capire perché no, stia in questa situazione. Abbiamo controllato la temperatura, l'ossigeno, non ci sono segni di ferite, le pupille rispondono, segue il dito, come avete visto, eccetera. E quindi, non si sa che diavolo gli sia successo. Forse qualche spora? Dobbiamo fare assolutamente qualche esame in più. Abbiamo chiesto di portarlo immediatamente via, non è possibile, dobbiamo trovare prima di tutto un posto per far atterrare il lander e soprattutto dobbiamo trovare altre 3 persone. Adesso ci ha detto di cercare il log di missione. Questo sarebbe bello giocarlo anche in polacco per sentire come l'hanno doppiato. Posso raccogliere questo? No, qui c'è qualcosa.
Lemmy. La prossima cosa che farò sarà leggermi il libro. Andiamo a cercare. C'è del cibo. Ok, lampada. Certo, il fatto che le scelte siano tutte a tempo è un po' un'ansia. Oh, lampada? Non posso. Beh, allora questo. Krauta. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauta kept records. Meticulous as always. What's in there? Allora, dice non è il diario di missione, ma comunque sono i dati. Il diario del dottor Krauta. Allora, analisi iniziale dei campioni hanno rivelato presenza di nichel, ferro, manganese, berillio e titanio nella composizione del materiale. E ci vorrà abbastanza per capire di che cosa si tratti. Tuttavia, la teoria adesso provvisoria è che si tratti di un enorme meteorite di nichel lanciato nell'atmosfera di Regis 3 e che si deve essere poi ovviamente sciolta sulla superficie in milioni di anni. No, aspetta, ripensiamoci. Mi correggo, la forma delle strutture contraddice questa teoria iniziale. Excepto sin okaikat. Ok, qui ci sono delle cose con cui possiamo interagire. Strutture. L'area di scavo. Luogo potenziale per l'atterraggio. Il campo, noi stiamo qui, quindi infatti siamo di qua. Possiamo andare o l'area di scavo o la zona di lancio e poi qui Gorski. The most important thing is probably the landing coordinates. AZ 2316. Noting 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. Followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauta had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Okay, quindi adesso posso... You're looking for the detector. Yeah, just a sec. Da qua. Bello. Oh, got it. Please make sure it works. Checked. I'm leaving the tent. No, aspetta. Questo non lo possiamo prendere. Qui non possiamo andarci. Qui usciamo. Fammi vedere se qui tante volte ci fosse qualcos'altro. Quindi è più, almeno per adesso, un'avventura in prima persona che un... uno spara tutto. Immagino ci saranno elementi di combattimento in prima persona o quantomeno dovremmo fuggire. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? Just look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauta.
router. I have everything I need. Just... C'è qualche problema? Perché ha detto che ha tutto quello che gli serve, però... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Ah. Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Mm. C'è scritto e ci ha detto e beh, il resto dell'equipaggio non lascerò Crowd da solo in questo modo. Vero, gli altri hanno più bisogno di me. Beh, gli altri sono di più. Right, the others. We've no time to lose. Exactly. All right, you tank bastard. One more time. Non riesce a comunicare col robot. Ah, guarda che bella la mappa. Crocco. Crocco. Ah, sono i nomi delle concrezioni rocciose, no? Crocco, Needle, Doggy, Coccodrillo, Ago e cagnolino, no? La forma. Qui c'è una corda, rope. Porta immediatamente al punto. Ok, cerchiamo gli altri. Qui che c'è? Proteggiamo l'equipaggiamento. Ah, bene, non si vede più niente. Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. È vero che non ci ricordiamo niente. Bandierine segnaletiche. Quindi o andiamo nello scavo o andiamo verso il landing place. Verso lo scavo. Da archeologo voglio vedere lo scavo. Non posso utilizzare il metal detector. Beh, ci si è appannata la vista. Scatta un pochino, Ficchiamoci nella strettoia. Mazza bello. Research area. Clear for now. Tracker? Silent.
By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Ok, questo è il sito di scavo, dice che cosa hanno trovato, dice, ah, è vero, perché non ti ricordi niente, a quanto pare hanno trovato, come vedete, un pezzo di metallo, una struttura metallica, che non c'entra niente con l'area circostante, è quello che avevamo letto, no? Che pensava che fosse tipo un meteorite caduto e poi consumato dal tempo, ma a quanto pare si tratta di qualcosa di più grande, perché hanno provato ad estrarlo ed è impossibile, hanno cercato di arrivare alla fine, ma a quanto pare non hanno trovato la fine di questa struttura metallica. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Quindi o c'è qualche radiazione, tipo onde che stanno, onde magnetiche che stanno interferendo col cervello di quelli che hanno scavato qua, o qualche cosa tossica. Got someone. I'm following the signal. Sembra come un'antenna, in effetti. Lassù c'è un geyser. C'è qualcosa sul suolo. It's a journal. Un altro diario. Geological cross section. Measurements. These are Merritt's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Ok, è il diario della geologa, credo, Maritz, perché sono tutte informazioni geologiche. C'è una sezione, la stratigrafia, di cui c'è il mare, pianta marina, dobbiamo concentrarci su entrambi, la composizione chimica dell'acqua e la, lo scavo geologico. Qui c'è qualcosa, vedi, L3S bus. Possibilità di vita sulle profondità oceaniche? Ecco qua, vedi? FRG, struttura, base, quindi va molto in fondo. Ok, base, struttura, ferro. Questa sarà base, sarà la roccia. Uno, solido, solido. Forse solo... Si tratta di un semplice frammento rottame metallico, boh. A quanto pare ci sono strati sedimentari di argilla intervallati da una sostanza biancastra rossa che non ha origine geologica locale e quindi dovrebbe essere aliena o perlomeno appunto essere arrivata in un'altra maniera. E questa sostanza rossastra bianca, biancastra rossa, è almeno vecchia di milioni di anni. Ok. Cosmosolidary Alliance. Gentile dottor Marit, questa è la risposta. Scriviamo questo in risposta all'ultima conferenza interplanetaria. Vorremmo offrirle una promozione per farla diventare parte della prossima spedizione Obelisk 03 come astrogator.
le sue abilità e la performance nelle missioni precedenti ci ha dimostrato che lei è pronta, o lei è pronto, non so se Marit sia un nome maschile o femminile. Comunque le sue performance hanno dimostrato che è pronto a prendere parte al viaggio spaziale. Saremmo più che felici di ricevere la sua risposta non appena tornerà dalla attuale missione. Dottor Picard. No. Ok. Ah, posso anche zoomare, vedi? Dovrebbe stare di qua. Su. Forse da lì. Aspetta. Ah, vedi? Se corriamo dopo le viene il fiatone e appanniamo la tuta. È uno zaino. Sta musica. The signal's coming from a cast of backpack. That's concerning. I'm close. Il segnale arriva dallo zaino. È una donna, ok, Marit. È vicina, ma non la posso vedere. Dottoressa Marit. Ah, eccola. She's here. I found her. What's her condition? Marit! Marit! It's me, Jasna. Marit. No! Come è già finita la demo? No, no, aspetta, aspetta. Allora, proviamo dall'altra parte. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? Just look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Crowther. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. Not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Ah. Jasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the Androbot isn't working properly, I can't just leave Crowther like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Ok. Quindi adesso qui è cambiato, vedete, abbiamo dato la risposta differente, invece di cercare gli altri proviamo ad aiutare il dottor Crowther. C'è scritto di cercare il ripetitore, quello è il ripetitore che non funziona, qui c'è una cassa con altri ripetitori. Vedi, radio relays. Però non me li fa prendere. Andiamo a vedere qui. I have got good news and bad news. The bad news is our signal is far too weak to restart the Androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried, but I've seen a spare. That's the good news. Yeah, precisely. I'm going back for it. Ok, vedi? Il relay è rotto. Dobbiamo sostituirlo. Adesso. I have the extra relay. Excellent.
The signal should be back as soon as it's turned on. Ok, dobbiamo fare la triangolazione, mi dico, per potenziare il segnale e riattivare l'Androbot. Ah, vedi che figo. Quindi very good. I'm connected. Ci sono azioni differenti che possiamo fare. Ok, sta riavviando il segnale. Ok, vediamo un po'. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Sì, yes. Non funziona. Fortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. Vediamo un po' il cervello positronico. Hello? Sì, e vai. Adesso si uccide. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Muove le braccia ma non cammina. Well, you can see that he really wants to go, but he can't. Please check his legs. Could be the servomotor. Il servomotore potrebbe essere. Garchi, tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go get the rest while I finish here. That's an order. Yes, sir. Ok, fighissimo, quindi dobbiamo stare attenti anche a ciò che facciamo e scegliamo. Andiamo a cercare gli altri, ma stavolta andiamo a sinistra. Andiamo verso Gorky. Che poi non so se la demo sia a tempo o termina in posizioni predefinite. No. Non possiamo vedere che fa. Dice che funziona il robot. Trova il resto dell'equipaggio. Qua. Ho trovato l'area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Ok, dice che ti sembra la zona d'atterraggio. Possiamo atterrare qui l'hopper? Sì. C'è abbastanza spazio. Terreno solido. Superficie pulita. Io direi di sì. Faccio atterrare il lander. Sì? No? Quando corriamo poi ci si appanna addirittura la vista. Ehi. Oh, damn. Seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind and I haven't found anyone yet. They all may have left the area, but before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here. Let's see if I can spot someone in the distance. Right. Telemeter. Anything interesting? Yeah.
No, non si mette a fuoco. Unfortunately, no. I'm going back. Abbiamo risposto un po' troppo in fretta, perché poi magari. C'era qualcuno. Posso scendere? No. Ci fa scendere, ci fa tornare allo scavo di là. Qua è chiuso? Che poi fa impressione perché non c'è nessuno, tutto sto silenzio, è proprio inquietante. Ok, qui siamo di nuovo alla struttura e qui ci sarà quell'altra, non penso che ci siano altre possibilità. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this... It's here. I can see the structure. Questo l'abbiamo visto prima. Understood. Please continue. Ok, sappiamo lei dov'è. Se dovessimo andare invece di qua, invece che verso di lei, ci fa andare quassù. Lassù c'è qualcun altro. Aspetta. L'avevo visto. Dove è finito? Eccolo là. Andiamo prima qua. Quindi abbiamo trovato due Marit. Abbiamo trovato questo adesso. Aspetta, non vorrei evitare che poi finisse la demo. Voglio vedere qui se c'è altro. No, c'è il geyser. Dell'acqua o del liquido. Direi che abbiamo esplorato tutto, perché lì ci siamo andati. Manca quell'angolino là, ma non credo, perché il terzo è Gorky, che sta dall'altra parte. Marit l'abbiamo trovata, lei sta qui. Il primo stava nella tenda, quindi non credo ci sia altra gente. Andiamo a vedere questo chi è. Che l'atmosfera è bellissima, eh. Il doppiaggio è molto buono. Eccolo. Koval. Koval. Ta-da! Terminato anche qui.
Beh, che dire, allora, mi intriga parecchio, come mi aspettavo e come ho visto. L'atmosfera è molto bella, è sicuramente qualcosa che generalmente non vediamo, anche perché lo spazio è un pochino più simile a quello di Star Trek, diciamo, che non a questi panorami fantascientifici pieni di roba che non sai mai dove vedere. Invece qui, ricordando un po' le pianure vuote di Marte o altri pianeti, diciamo, concentra un po' di più l'attenzione, no? Crea questa atmosfera di tensione e mistero. Come premesse, ci siamo, voglio dire. Certo, avrei sperato qualcosina di più della demo, eh? Però avete visto, c'è molta interazione con ciò che ci circonda. A quanto pare le nostre decisioni cambieranno anche l'esito e gli eventi, perché nella prima run non avevamo attivato il comunicatore per attivare il robot. Non sappiamo se sia una cosa positiva o negativa, perché magari il robot sotto il controllo di qualcuno, forse sarebbe stato meglio lasciarlo disattivato, o forse attivandolo abbiamo fatto la cosa giusta, perché magari riusciremo ad aiutare il nostro amico malato. Non so se cambierà qualcosa a seconda dell'ordine in cui troveremo le persone. Quindi c'è, a quanto pare, una profondità non indifferente. Poi le scelte sono anche a tempo, quindi questo mi fa pensare che assolutamente dovremo fare attenzione e ci troveremo in una situazione in cui dovremo scegliere rapidamente come agire. Questo può piacere o meno, ma comunque farà sì che il gioco abbia un punto in più per quello che riguarda tutto l'aspetto decisionale e di ansia, per così dire, no? Perché chiaro, ti devi sbrigare e non sai che potresti scegliere l'opzione sbagliata, devi scegliere, devi decidere così su due piedi rapidamente, come se fosse la realtà, non c'è tempo da perdere. Doppiaggio mi piace, visivamente appunto non è niente di male, non vedo l'ora di provare il gioco completo, perché questo è un antipastino che adesso, come tutti gli antipastini, non ha fatto altro che farmi venire ancora più fame e farmi venire ancora più voglia di provare il gioco completo. Ma fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti, perché voglio sapere voi che cosa vi aspettate da questo titolo, che cosa vi è sembrata questa demo. Parliamone. Ricordatevi inoltre che qui sotto potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale, come sempre. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!